Allora, questa mattina siamo qui proprio per, innanzitutto per augurare ai cittadini della Valle dell'Irno, di tre comuni, di Salerno, Baronissa e Pellezzano, che il 2018 si apra finalmente con la giustizia, quindi con l'accertamento della verità su tutta la questione delle fondi di Pisano, e poi anche per commentare le controdeduzioni delle fonderie Pisano riguardo alla negazione, all'annuncio di negazione della via, una negazione che la Regione Campania, lo ricordiamo, doveva già fare a nostro, secondo le nostre tesi e il ricorso al TAR che abbiamo presentato con l'avvocato Franco Massimo Anocita, già un anno e mezzo fa. Una negazione della via che l'avvocato Lentini, diciamo, con, che rappresenta la proprietà Pisano, cercano di controbattere con delle controdeduzioni che, a nostro parere, leggendo, diciamo, sia la lettera di accompagnamento sia le controdeduzioni, restiamo molto basiti, siamo colpiti da questa documentazione che viene presentata, che ancora una volta racconta una verità parziale, una verità fantasiosa, perché innanzitutto in questa benedetta lettera di accompagnamento della proprietà Pisano si racconta che la via è una, non era dovuta ai Pisano ed è riguarda tutto ciò che verrà in seguito realizzato e non il passato, ma si omette di dire che noi abbiamo dimostrato che la fonderia Pisano è una fabbrica di fatto che nasce abusivamente, ovvero non ha mai presentato alcuna documentazione per l'inizio attività. Ciò che era equipollente, che prima non si chiamava via ma che rappresentava in un certo qual modo la possibilità agli enti di controllare, di verificare se quell'industria poteva... non vede. Quando poi alla fine di questa lettera si va a citare la violazione del diritto costituzionale al diritto al lavoro, l'unica cosa vera, ma si sbaglia a bersaglio, non è la regione o i cittadini ad aver messo in discussione il diritto al lavoro costituzionale, è la stessa proprietà Pisano che viola il diritto a un lavoro dignitoso, il diritto costituzionale al lavoro, alla salute e alla vita, quando nel processo, l'ultimo, nei capi di imputazione, il PM Olivieri dice, nei capi di imputazione, uno dei capi di imputazione accusa la fonderia Pisano di aver messo in pericolo la vita dei suoi lavoratori, di non aver garantito la captazione dei fumi all'interno della fabbrica innanzitutto e anche all'esterno, e quindi di non aver garantito il diritto costituzionale ad avere un lavoro e ad avere la salute dei lavoratori e dei cittadini. Questo lo dice la magistratura e condanna la fonderia per questo uno dei capi di imputazione, perché la fabbrica Pisano chiede il patteggiamento. Quindi parliamo di una sentenza che di fatto è passata in giudicato. Quindi cosa stiamo parlando? Si raccontano una serie di menzogne e di
e di cose non vere, di fantasia proprio. Cioè veramente questa lettera, questa documentazione continua a dire una verità che è tutta soggettiva e che è tutta dei Pisan. Noi vorremmo dire l'ultima cosa. Quando si dice che Pisano ha diritto alla delocalizzazione come fabbrica perché è cambiato il PUC, forse chi scrive questa lettera e la proprietà Pisano si confonde e pensa che il PUC sia quello che è stato fatto nel 2016, che si sta facendo la rivisitazione, cioè si dimentica che il PUC a cui fare riferimento la delocalizzazione e la necessità di delocalizzare è del 2006, quando nel 2006 la fonderia Pisano ha avuto un bonus, un regalo, io lo definii già all'epoca un regalo di Natale, un bonus di 300 appartamenti, la possibilità di costruire al posto della fabbrica e quindi di fare i soldi per delocalizzare, e parliamo nel 2006, 11 anni fa. Quindi si racconta ancora una volta la favola di Pinocchio dicendo stiamo parlando, la regione si dimentica che stiamo parlando di una fabbrica in fase di delocalizzazione. Ma in quale anno verrà delocalizzata la fonderia Pisano? In quale anno la fonderia Pisano vuole delocalizzarsi se nel 2006 ha avuto quel regalo ed è tutto fermo a quell'anno? Quindi questa è la verità che noi raccontiamo, che è una: la fonderia Pisano non vuole delocalizzarsi, vuole mantenere l'indice di edificabilità che la politica gli ha regalato e che non gli ha tolto nonostante 11 anni di ritardo, e soprattutto vuole continuare fino a quando la magistratura non gli metterà i sigilli. E guardate, in un paese normale l'imprenditore Pisano stava in galera a scontare le pene e le condanne che aveva avuto per i reati gravi che ha commesso dal 2004 ad oggi. Per il 17 gennaio è fissata la data davanti alla seconda sezione del TAR Campania di Salerno, è fissata l'udienza di discussione relativamente alla sospensiva del nostro ricorso. Ovviamente nel momento in cui si è avviato il procedimento di diniego della via perde di incisività la richiesta di sospensiva, anche se onestamente devo dire che al di là del procedimento, ovviamente se si conclude negativamente così come è stato ipotizzato va bene anche in questo modo, ma qualora si dovesse concludere con un cambio di rotta da parte della regione, comunque resta in piedi il nostro ricorso per la semplice e potente ragione che noi assumiamo il dato che questo procedimento andava già archiviato per decorrenza dei termini, per cambio di carte in progress, cambio di progetti, quindi rinuncia alla vecchia procedura, apertura di una nuova senza che sia aperta formalmente un nuovo procedimento, una situazione molto complicata a cui ha dato una mano sicuramente la proprietà per complicare la situazione e rendere la confusione totale su questa vicenda. Ci sono due certezze, la prima certezza è che il vecchio fabbricato opificio industriale, come si può vedere se si fa una carrellata e una visione generale a 360 gradi, è inserito all'interno di un'area che oramai è urbanizzata. Due, la previsione del PUC che prevede la possibilità di fare volumetria al posto dell'opificio industriale, quindi un regalo da questo punto di vista alla proprietà Pisano, è comunque è condizionata, e noi chiediamo al Consiglio Comunale di condizionarla con maggiore incisività alla delocalizzazione effettiva della fabbrica, cioè significa che se la fabbrica non viene rifatta da un'altra parte queste volumetrie non possono essere compiute e realizzate. Questi sono i due dati sui quali vogliamo lavorare. Giustamente c'è un dato, e cioè questo è un opificio industriale che è già caratterizzato come industria insalubre, che non ha né autorizzazioni precedenti ai sensi della vecchia normativa equipollenti alla via, né tantomeno c'è una via in questo momento e un'AIA in itinere efficace, per cui già adesso è fuori legge, già adesso dovrebbe essere chiuso.